come è andato questo allenamento? Bene, dai, stiamo lavorando, stiamo spingendo, mettendo benzina nelle gambe. Stiamo facendo fatica, però il lavoro poi ripagherà sicuramente. Come lo vedi il gruppo in questo ritiro? No, stiamo bene, ci sono tanti ragazzi giovani, stiamo aspettando che ritornino gli altri nostri compagni che sono stati in nazionale, però è da questi momenti che si crea qualcosa di buono, e lo spirito è giusto e c'è tutto per fare bene. Parlavi di giovani, ci sono tanti giovani che si stanno mettendo in mostra in questo ritiro. Che cosa gli dite voi che siete quelli, tra virgolette, più anziani nello spogliatoio? No, per loro è un'opportunità fare un ritiro con una prima squadra importante come la Fiorentina. Devono prendere come una grande opportunità, grande sacrificio, grande impegno, ma lo mettono e non gli si può dire niente. Sei sempre uno dei primi a salutare i nostri tifosi. Come ti sono sembrati durante questi allenamenti a porte aperte? No, siamo contenti che ci sono nonostante le temperature folli, e quindi li ringraziamo, dai. Ci fa piacere che ci stanno vicino, ci danno una mano anche loro ad alzare il livello dell'allenamento, se sappiamo che ci guarda qualcuno, vogliamo fare bene, quindi bene così. Ultimissima domanda, venerdì la seconda amichevole, quella contro la Reggiana, come vi state preparando? No, per ora ancora abbiamo fatto più che altro roba un po' più fisica e giustamente bisogna mettere benzina, come dicevo prima. Poi domani inizieremo a vedere, sono tutti test importanti, iniziano a essere comunque test di un certo livello, perché comunque è una squadra di Serie B, e quindi proveremo a iniziare a fare quello che ci chiede il mister. Ecco, ti chiedono un'ultima cosa, aspettiamo. Allora, Lorenzo su TikTok ti chiede: dove preferiresti giocare nel nuovo modulo del mister, di mister Paladino? Chiedetelo a lui, è lì. Glielo chiederemo. Te gliel'hai già chiesto, anche se non ci risponderai. No, io gioco dove mi mettono, non è un problema. L'importante è giocare in maniera gloriosa per questa maglia, poi in porta, in attacco, in difesa, è uguale. Grazie, Cri. Grazie.